il Game Pass per un collezionista, il Game Pass per uno come me, in poche parole. Diciamo che parlo a gente che magari colleziona tanti giochi, ha una vasta libreria, io per dire sono a quota 500 qualcosa e devo ancora finire di schedare i miei giochi, sarò all'incirca 800-900 giochi in collezione fisici, ok. Cos'è il Game Pass per uno come me? No, per uno come noi, no? Noi collezionisti. Allora, io onestamente il Game Pass lo trovo veramente utile, ma pure anche PlayStation Plus in generale. E trovo servizi veramente molto utili per farmi conoscere giochi che se no non avrei mai conosciuto. Giochi un po' magari che non sono all'avanscoperta dei giochi più famosi, insomma, titoli indie che in realtà hanno una qualità eccellente, ma che se non ci fossero questi servizi non lo so se li comprerei, onestamente penso di no, perché chiaramente quando uno va a comprare un gioco lo fa perché è già convinto dell'acquisto, no? Il Game Pass per uno come me è la possibilità, con pochi euro al mese, di giocare a tantissimi giochi, ok, sì, non in fisico, provare tantissimi giochi, giocarli, a volte anche finirli, e poi decidere se comprarli. Questo per me è una bellissima cosa, cioè io adotto un po' questo metodo, nel senso che magari mi scarico un gioco, lo provo, mi piace, non mi piace lo finisco, non mi piace non lo finisco. Se mi piace e lo finisco e alla fine dei conti mi trovo davanti un'esperienza veramente interessante che mi ha saputo dar qualcosa, decido di cercarlo in fisico. E se lo trovo in fisico, perché a volte non sempre i giochi indie, i giochi meno importanti sono in fisico, molte volte sono solamente digitali, di conseguenza tocca tenerseli così come sono, nella memoria, nei ricordi, no? Cosa faccio io? Me li metto in collezione su, tipo non so, io uso molto Amazon, no? Mi cerco un gioco che mi ha fatto innamorare, che ho giocato magari su Game Pass o su PlayStation Plus Extra, e me lo metto in lista desideri, no? E cosa faccio? Aspetto che cali di prezzo fino a 10-15 euro e poi me lo compro. Quindi in realtà il Game Pass, per me che sono un collezionista, lo uso per trovare giochi che magari non avrei mai scoperto e lo uso per magari comprare giochi a prezzo molto ribassato. Faccio un esempio: è uscito Atomic Heart su Game Pass, devo ancora giocarlo ovviamente, però se mai, quando lo giocherò, mi troverò davanti a una bellissima esperienza, me lo comprerò in fisico quando costerà 15 euro, 10 euro, e alla fine ci risparmio, perché al posto di 70 euro al day one, con 13 euro me lo sono giocato e con 15 me lo compro, per una spesa complessiva di massimo 28 euro al costo, al piuttosto che 70, e secondo me ne vale veramente la pena, anche perché alla fine non è che giochi solo a un gioco col Game Pass, giochi tantissimi giochi. Quindi alla fine 13 euro è un costo molto accessibile per quello che ti offre. Tanto è che io, quando mi dicono cosa consigli tra Xbox e PlayStation, dico sempre: se ami le esclusive PlayStation, compri PlayStation. Se ami giocare a tanti giochi, ti consiglio Xbox, perché a Game Pass con 13 euro al mese giochi un po' a quello che bene o male ti pare. Ovviamente c'è un catalogo, però ragazzi, è molto vasto questo catalogo, difficilmente non troverai mai niente che ti piaccia, no? A volte escono giochi anche al day one, anzi molto spesso. Quindi per me che sono un collezionista, io lo uso per giocarmi giochi, non li compro al day one, li compro quando costano molto meno, e alla fine c'è un risparmio in tutto questo. E secondo me è un approccio molto interessante, e faccio così anche con il PlayStation Plus, perché ho il premium, no? E faccio uguale identico, e ci risparmio tanto, devo dire. In realtà, da quando ho questi servizi, per i videogiochi non spendo tantissimo, cioè spendo veramente
molto poco, molto poco. Onestamente, se vi devo parlare con l'onestà, più di 10 euro molto poco spesso li pago. Per esempio, vi faccio un esempio molto chiaro. Ho portato la serie su Road 96, titolo che ho amato alla follia, veramente un gran bel gioco. Me lo sono messo in lista desideri su Amazon, l'ho comprato nuovo a 20 euro, cosa che magari se lo compravo nuovo quando l'avevano fatto uscire lo pagavo 40-50 euro, quindi sono 20-30 euro in meno, che sembrano, dici vabbè, no, cioè, onestamente è tanto, cioè se lo fai con tutti i giochi, questa cosa che magari compri, diventa una bella spesa risparmiata. Fatemi sapere il vostro parere nei commenti, tra di voi chi è collezionista oppure chi no. Parliamone così tra di noi, giusto per farci due chiacchiere, ecco, non deve essere una cosa di come dire, però insomma, due chiacchiere non ce le cava nessuno, no? Tanto alla fine siamo qui per divertirci, per parlare, per confrontarci e così via. Comunque, piccolo collegamento, a breve, se riesco, vorrei far partire una serie sulla mia collezione. Vi mostrerò tutti i miei giochi che ho in collezione e sarà una serie abbastanza lunga perché sono tanti, e magari quando finirò questa serie farò un recap di quello che compro tutti i mesi per aggiornare questa serie. Fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci becchiamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!